In questi 2 anni abbiamo ottenuto un'evidenza empirica piuttosto convincente in merito al fatto che la crisi è stata determinata da una serie di disturbi connessi ai mercati finanziari che hanno prodotto una caduta della domanda e quindi una caduta della produzione, e che a questi effetti bisogna rispondere attraverso delle politiche monetarie fortemente espansive, come recentemente ha cominciato a fare la Banca Centrale Europea e probabilmente avrebbe dovuto farlo molto prima. E bisogna anche però adottare delle politiche fiscali che tengano conto dell'esigenza di stabilizzare la domanda e non si preoccupino soltanto dell'accumulazione di debito, altrimenti le stesse politiche monetarie espansive della BCE rischiano di essere vanificate. Nel prossimo anno di lavoro cercheremo di ripensare al tipo di regole che dovrebbero guidare le politiche fiscali nazionali, con l'ottica di riuscire a ottenere non solo delle politiche fiscali più flessibili, ma soprattutto meglio coordinate, in modo da ottenere una gestione globale della politica fiscale nell'Unione Monetaria Europea che sia simile a quella che è stata adottata nel caso di un paese come gli Stati Uniti, che sono molto più avanti di noi nell'uscire dalla crisi.